ogni giorno, ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere Caffè. Due sono le cose che dovete ricordarvi. Il nostro indirizzo mail, chiacchierecaffè, chiocciolatelechiara.it e di seguirci sulla nostra pagina Facebook. Questa oggi puntata molto interessante perché rubrica fissa l'avvocato risponde. Ed è con molto piacere che quindi vi presento la mia ospite, l'avvocato Martina Botton. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, beh, direi di partire con eh, numerose segnalazioni che ci sono arrivate da casa che ci chiedono di saperne un po' di più su che cos'è e come viene tutelata la cosiddetta convivenza more-uxorio. Buongiorno a tutti, parliamo quindi oggi di eh, coppie che vengono definite di fatto. Perché il diritto in qualche modo si interessa delle coppie di fatto? Perché eh, sono comunque delle organizzazioni, cioè un'unione tra due persone, che in qualche modo il, la legge dovrebbe tutelare o ha tutelato in termini generali per quel che riguarda il diritto costituzionale. Perché si dice in Costituzione all'articolo 2 che tutte le unioni tra persone che abbiano comunque, che siano meritevoli in qualche modo di tutela perché espressione della personalità di ciascuno mm -hmm. di noi. Meriterebbero di essere in qualche modo regolate. Quando si parla di Moruxorio si parla di convivenze, quindi di un uomo e di una donna, questo lo dico in linea di principio generale, che decidono di unirsi eh, perché legate sentimentalmente e di eh, fornirsi in qualche modo di una serie di regole reciproche tra loro. Cosa dire? In Europa questi, eh, queste unioni sono state abbondantemente regolate nel tempo perché. In tutti i paesi europei più evoluti esistono dei registri, esistono degli atti che possono essere sottoscritti tra le parti, quindi tra colui che sarebbe il marito e colei che sarebbe la moglie, che permettono quindi alla coppia di avere delle garanzie e di avere delle tutele dal punto di vista legale. In Italia diciamo che eh, da sotto questo profilo si sono fatti innumerevoli tentativi, soprattutto negli ultimi periodi, ma eh, questi tentativi ad oggi non hanno portato a un risultato concreto. Siamo un po' indietro diciamo. Diciamo che non siamo un paese modernissimo sotto questo profilo. È altrettanto vero che c'è da dire questo, se una coppia decide eh, di diventare marito e moglie e di avere le tutele legate e derivanti dal matrimonio, può farlo, quindi la legge italiana in qualche modo e la dottrina e la giurisprudenza con lei ritengono che esiste una scelta, quindi se si sceglie di non sposarsi, quindi di non divenire matrimonio, c'è una differenza dal punto di vista legislativo e quindi quelle tutele che sono prettamente del matrimonio non dovrebbero essere riconosciute alle persone che non sono sposate. Cosa dire oggi della convivenza maruxorio? Uh, se io convivente uh, spendo dei soldi, do dei soldi al mio partner, facciamo degli investimenti insieme, decidiamo di comprare una casa, decidiamo di, uh, di conferire del denaro, di fare degli investimenti insieme, che tutele ho io per il futuro come partner di una coppia di fatto di vedere... Un domani è riconosciuto il mio diritto. Bene, se io non esprimo nulla a questo proposito, quindi non ho un riconoscimento di debito, cioè non, non chiedo all'altro di firmarmi una ricevuta del denaro che io do, non ho una quota di intestazione dell'immobile, non ho una traccia che, si, che vada al di là di quello che è il conferimento per dire che io ho dato qualcosa, qualcosa in coppia, in coppia di fatto. Io non ho nulla poi da pretendere se questa coppia non funziona più. Quindi sia nel caso di scioglimento della coppia e nel caso in cui invece muoia una delle due parti della coppia? Allora, se una delle due parti della coppia muore non esiste alcun diritto ereditario. Siamo due estranei, cioè la legge non prevede che ci siano delle tutele di garanzia e di diritto ereditario che invece ci sono quando la coppia è giuridica. Esiste il testamento, ovviamente, quindi esiste la possibilità che prima di morire ci si dia delle disposizioni reciproche testamentarie, però queste, se ci sono famiglie legittime, se ci sono mogli, se ci sono figli, non possono intaccare la quota legittima. Diciamo che non possono intaccare quello che è garantito alla famiglia, per cui eh, è facilmente consigliabile a chi si può sposare e decide di sposare e vuole avere delle garanzie dal punto di vista legale, è, è consigliabile il matrimonio. Chi resta completamente fuori da Doni qualsiasi tutela? tutela? Le coppie omosessuali in questo momento storico sono, dal mio punto di vista, i soggetti che veramente sono i più penalizzati dal fatto che non esista una regolamentazione della convivenza di fatto perché non hanno l'alternativa ovviamente del matrimonio nel nostro Paese perché il matrimonio ad oggi per il nostro Paese e per la nostra legislazione è tra un uomo e una donna perché è al fine della, della, della procreazione. Della procreazione. Per cui, i, le coppie eh, gay sono fuori dalla tutela e dalla possibilità di scegliere il matrimonio. E questo tutto sommato è ingiusto perché, se riteniamo che siano cittadini come tutti gli altri, dal punto di vista legale e questo è corretto, e discriminazione dal punto di vista della scelta sessuale non, debbe, non debba esserci, in un Paese voluto e nella nostra Costituzione, è assolutamente scorretto che una coppia di fatto gay non possa avere delle tutele che potrebbe avere invece se potesse a divenire matrimonio o se ci fosse una regolamentazione specifica delle, della coppia di, di fatto. Ecco Nel caso di scioglimento di una coppia di fatto, l'assegno di mantenimento c'è cioè una cosa che possiamo trovare anche in quel caso o no? Allora, tutto ciò che è avuto e avuto, tutto ciò che è dato e dato, per il futuro non c'è nessun tipo di garanzia dal punto di vista del mantenimento, perché non è previsto l'assegno di mantenimento. Quello che io ho conferito è un'obbligazione, si dice naturale, cioè è con uno spirito di solidarietà per cui se l'ho data non posso pretenderla indietro, ok? Non può pretenderla indietro appunto neanche l'altro da me, però non posso obbligare l'altro a tutelarmi sotto il profilo delle mie future necessità. Quindi niente a segno di mantenimento: l'unico tentativo che si può fare per il tanto dato prima. E per tentare un recupero di quello che si è dato prima, potrebbe essere valutare l'ipotesi di un arricchimento, si dice, senza giusta causa, cioè ti ho dato così tanto, così tanto sottolineo, durante la nostra unione di fatto, che mi dovresti restituire qualche cosa. È ovvio che è un'interpretazione giurisprudenziale, quindi. Sono delle norme che, vengono, che non sarebbero nate per questo specifico tipo di rapporto, ma che vengono utilizzate in funzione e quindi vengono lette per dare un minimo di garanzia a chi si trova in una coppia di fatto, ma resta inteso che sono soggette alla massima interpretazione, cioè quanto è troppo quello che ti ho dato quando eravamo una coppia di fatto. Sì, è anche difficile quantificare poi e penso sia limitato a casi molto circoscritti in cui c'è veramente parla, eh, tanto, tanto, nel senso che se io ho conferito normalmente e tu hai conferito normalmente, e ovviamente il normale si determina non il normale per tutti, ma il normale a seconda delle nostre reciproche capacità economiche, quindi il tanto può essere tanto e invece poco per una persona che abbia molto, molto. Okay, quindi la valutazione si fa sulla base delle reciproche capacità di natura economica, è di ogni evidenza che al di là di questi casi io non ho come convivente che finisce una storia, non ho diritto a nulla. A nulla. A nulla. Quindi le coppie di fatto devono ben sapere che è una scelta, è una scelta libera. Rischiosa? francamente può rivelarsi una scelta rischiosa, sicuramente non può essere una scelta eh, con una prospettiva di futuro, nel senso che se ci si aspetta che la legge dia delle garanzie, queste allo stato dell'arte oggi sono davvero poche. Addirittura c'era stata un'apertura per quel che riguarda i contratti di locazione, cioè io e il mio partner di fatto prendiamo in locazione un immobile. Si ipotizzava che nel caso di morte di uno dei due, l'intestatario del contratto di locazione, il contratto potesse in qualche modo succedere, cioè la persona che restava in vita, coppia di fatto, potesse avere il diritto di dire al proprietario dell'immobile: Ora il contratto spetta a me, è mio, lo pago io, l'affitto, quindi resto io all'interno dell'immobile. Così non è più dall'anno scorso perché questa previsione, che era ormai. È una previsione giurisprudenziale, quindi è una pronuncia dei giudici, non è una regola che sia stabilita nelle leggi. Quindi questa pronuncia giurisprudenziale che si era abbastanza consolidata adesso è solo limitata nel caso in cui ci sia prole, quindi se la coppia di fatto ha, ha dei figli, figli, allora il contratto continua perché allora lì subentra una tutela diversa, non è più la tutela del partner. Di fatto diventa Ma la tutela, la tutela dei minori, dei figli. O ci sono dei figli, o c'è prole, quindi questa cosa è abbastanza automatica o nella successione appunto del contratto di locazione, oppure non c'è neppure più questa garanzia. Quindi diciamo che la normativa è per le coppie, eh, di fatto è indietro dal punto di vista della tutela rispetto a quelli che sono gli altri paesi europei. Ci sono delle aperture per esempio per il ristoro del danno se il convivente muore in circostanze violente, cioè un tentativo di riconoscere piccoli istituti e piccoli, piccoli ma molto specifici anche se noi pensiamo a una coppia di fatto e a quelle che sono la vita normotipo del matrimonio che si scioglie, quindi la separazione, il divorzio, cioè cosa Non possono... è detto che si ripresenti proprio quella specifica Esatto, di quindi non pensiamo che la coppia di fatto possa 20 anni di convivenza, 25 storie lunghe, importanti in cui tutti e due hanno investito molto emotivamente, economicamente, insomma, certo. cioè, hanno fatto un un grande investimento di vita, non aspettiamoci che que a questo risponda una tutela si, gi giuridica simile a quella del matrimonio, perché no, ad, oggi, Così, ad oggi non, è. non, è, non ecco, è. Un altro argomento che tiene molto banco su giornali, anche volendo un po' nel mondo del gossip, riguarda i figli naturali. Ecco, quali sono i diritti spettanti ai figli naturali? Allora, la legge e la giurisprudenza e la legge in generale hanno fatto dei notevoli progressi per quel che riguarda i figli naturali, equiparandoli ai figli legittimi. I figli legittimi sono, coloro che, eh, sono i figli che nascono in costanza di matrimonio, figli naturali sono i figli di eh, persone che non sono unite da matrimonio. Chi può effettuare il riconoscimento di un figlio naturale? Lo può effettuare la madre. Lo può effettuare il padre, lo possono fare contemporaneamente, lo possono fare in due momenti distinti. Tengo a sottolineare questo: che eh, non è. Il, per la madre, che è il genitore, che appunto procrea, dal punto di vista fisico, insomma, che mette al mondo, mette al mondo proprio figlio, non è eh, più. Obbligatorio, comunque non è più automatico il riconoscimento. Ah, quindi una donna potrebbe anche scegliere di non riconoscere il figlio. Una donna oggi, e così si potrebbero anche evitare, francamente, delle interruzioni volontarie di gravidanza, che sono comunque delle esperienze, al di là di come la si pensi sotto il profilo prettamente religioso o morale, sono comunque delle esperienze che dal punto di vista personale indubbiamente sono traumatiche, invece di arrivare a un'interruzione, la donna potrebbe completare la sua, uh, la sua gravidanza, presentarsi in ospedale, chiedere assistenza che le è dovuta, partorire e decidere e specificare espressamente che non intende riconoscere il figlio. Il bambino a quel punto entra in uno stato di abbandono giuridico e quindi è con una serie di accorgimenti e di procedure particolari, è segnalato al Tribunale dei minorenni perché diventa un bambino che può passare in stato di adottabilità. Ecco, beh, direi che c'è ancora molto altro da dire, poi abbiamo tantissime lettere che ci avete scritto voi da casa, perciò solo poca pubblicità e continuate a seguire Chiacchiere Caffè, a tra poco. Ben ritrovati a Chiacchiere Caffè. Quest'oggi l'avvocato risponde. Abbiamo il piacere di avere in studio l'avvocato Martina Bottone. Prima della pubblicità stavamo parlando di un tema che tiene molto banco su quotidiani, riviste, ci sono moltissimi casi pratici: ovvero quello dei figli. Dei figli naturali e l'avvocato ci stava dicendo che non sempre la madre, appunto, riconosce il figlio. C'è anche questa possibilità certo. che io confesso ignoravo, pensavo: no, la madre deve sempre riconoscere il figlio. Invece esiste questa possibilità per la madre, evitando, appunto, l'interruzione di gravidanza volontaria, ovviamente, di. Eh, presentarsi in appunto ospedale e non riconoscere il figlio. Parlavamo del riconoscimento anche in due momenti diversi, quindi la madre può fare questa scelta, non riconoscerlo, mm -hmm. può riconoscerlo per prima. E quindi il padre può arrivare in un secondo momento, o entrambi i genitori possono riconoscere il figlio insieme. Questo ha delle, eh, ovviamente delle conseguenze in termini di, di cognome, principalmente perché, nel primo caso, cioè prima la madre e poi il padre in, un, in due momenti distinti, questo comporta che generalmente i cognomi vengano portati entrambi: prima quello del primo genitore e poi quello del, del secondo. secondo genitore riconoscente. E ci sono delle coppie che, eh, volendo che i figli portino il cognome di entrambi i genitori, utilizzano anche queste scamotage per fare in modo che il figlio porti il cognome sia della madre, della madre che, del che, che del padre. Anche qui nei paesi europei, molti paesi europei, è normale portare il cognome di entrambi i genitori o comunque di poter effettuare una scelta, in Italia invece si porta il cognome del padre tradizionalmente. E tra l'altro, quando appunto il, il riconoscimento è sfasato nel tempo, cioè prima avviene quello della madre e poi avviene quello del padre, esiste la possibilità, in teoria, la madre potrebbe opporsi al predetto riconoscimento da parte del genitore che non ha riconosciuto il il figlio. Quindi la madre potrebbe procedere al riconoscimento, il padre compare. Parliamo di madre e di padre non perché ci siano dei pregiudizi di natura sessuale, ma parliamo di, in questo modo perché tendenzialmente questo avviene. avviene. Quindi non c'è un giudizio eh, sessista certo. su madre o padre. Allora, per quel che riguarda appunto la seconda ipotesi, cioè che il padre riconosca in un secondo momento. Mm -hmm. Esiste la possibilità che la madre si opponga al riconoscimento, ma l'opposizione al riconoscimento deve essere a tutela. Del minore. Quindi la madre non può semplicemente opporsi e dire posto che il figlio l'ho riconosciuto io e tu compari dopo X anni, eh, questo non lo, non lo riconosci più. Esatto, automaticamente puoi riconoscerlo perché sei comparso. Cioè la madre non può dire non lo riconosci più. Ci deve essere un motivo fondato. E Ci per deve esempio? essere un motivo fondato. Allora, i casi sono sottoposti comunque al tribunale per i minorenni perché il padre può dire 'Non mi fa bene che tu mi dica di no.' e quindi che giudichi un terzo. E il terzo è il Tribunale per i minorenni. Casi francamente di mancata autorizzazione da parte del giudice minorile al riconoscimento se ne sono visti pochi. pochi, perché anche genitori non proprio modello, diciamo, in qualche modo si sono visti dal Tribunale per i minorenni riconosciuto il diritto di riconoscere i figli potrebbero essere ipotesi di eh, ripetuti comportamenti contrari alla legge sotto profilo penalistico, eh, diciamo questioni relative a eh, reati specifici, eh, violenza, magari pedofilia, insomma diciamo che stiamo parlando di situazioni limite perché sia la giurisprudenza mh, e che la psicologia forense ritengono che per comunque lo sviluppo della personalità di un minore un cattivo genitore sia meglio che nessun genitore, cioè è meglio dal punto di vista psicologico misurarsi con un genitore negativo piuttosto che non misurarsi affatto con quella figura genitoriale per lo ecco, sviluppo della persona. Però non è detto che il, ricon che il riconoscimento comporti poi l'affido, voglio dire. Il riconoscimento non comporta allora il riconoscimento comporta a seconda dei casi, comunque la potestà genitoriale perché e la potestà genitoriale è una categoria ampia per cui io sono padre e tu sei madre. L'affidamento è altra cosa, l'affidamento è chi decide quotidianamente della vita del minore, delle sue scelte, chi decide della gestione delle scelte importanti, quelle che vanno fuori dall'ordinaria amministrazione, chiamiamole. Ecco, non è detto che un genitore che riconosce sia anche un genitore che esercita l'affidamento o comunque che ha l'affidamento del minore, anche se anche in questo caso bisogna dire che l'apertura della giurisprudenza è che per anni bisogna dirlo, le madri hanno mm, esercitato uno strapotere rispetto al rapporto filiale. Questo va detto perché è statistica. Certo. La legge, anche sotto questo profilo, è evoluta. C'è una riforma importante che è quella del 2006 che ha visto l'affidamento condiviso essere la regola. Per cui la regola è l'affidamento condiviso, l'affidamento esclusivo resta A dei di casi. nicchia. Solo quando, contrario all'interesse del minore, l'affidamento condiviso si passa all'affidamento esclusivo. Il figlio, perché anche il figlio potrebbe avere qualcosa da dire in merito a un padre che si presenta dopo tantissimo tempo, il figlio che abbia compiuto 16 anni può rifiutare il riconoscimento del proprio genitore. E anche in questo caso è un'ipotesi limitata a determinati casi? O in genere può dire no? Il figlio può dire di no. La madre deve avere un motivo, e cioè deve, deve rispondere al fatto che sia contrario all'interesse del minore il riconoscimento paterno, perché questo è l'esempio di cui stiamo parlando. Certo. Il figlio può dire: no, dopo così tanto tempo, compiuti 16 anni, non ho più interesse che tu ti occupi di me o non voglio più che tu sia parte. Della mia famiglia. E invece il figlio potrebbe obbligare il genitore a riconoscerlo. Si parla tanto di test di paternità, per esempio. Il figlio a un certo punto può chiedere il riconoscimento al proprio genitore che non l'abbia riconosciuto, e il test di paternità, perché è mater sempre certa, per noi segna i latini. I latini dicono: giustamente, la madre è quella e poco c'è da discutere, il padre chissà. Ok? Allora nel caso di. Uh, appunto ipotesi del figlio o anche della madre stessa che decidono di intentare azioni di riconoscimento nei confronti del padre, diciamo la prova regina, uh, al di là di tutte le prove indiziarie, cioè il fatto che si possa dimostrare con testimoni che una relazione c'era, che i due si frequentavano, cioè, eccetera, eccetera, certo. al di là di queste ipotesi, quindi indiziarie o, o di prova testimoniale, la prova regina è, è il test di paternità. paternità. Perché ormai la scienza ha fatto progressi. Indiscutibili, ora il test di paternità si fa con la saliva, quindi uh, con un confronto tra le salive del figlio, della madre e del padre, quindi è un'operazione abbastanza semplice. Il giudice cosa può fare di fronte a una richiesta di test di paternità? Può obbligare, cioè può ordinare, disporre che il padre debba sottoporsi al test. Ah, quindi uno può essere obbligato. Allora, può disporre, vuol dire che può dire in, in uh, ordinanza esigo che il soggetto si sottoponga al test. Cosa può fare il soggetto, cioè il padre che teme il riconoscimento? Può rifiutare di sottoporsi al test, perché ne, non è una misura coercibile quella di sottoporsi a una prova, d'accordo, soprattutto se è una prova di natura fisica, comunque può negare il proprio assenso, cioè il giudice può ordinare, il padre può dire non mi sottopongo a questa prova, ma il giudice, di fronte a un rifiuto del padre di sottoporsi a questa prova, può trarne argomento di prova. Cosa significa? Può ritenere che il fatto che il padre non si sottoponga al test sia una prova abbastanza importante del fatto che è il padre del, di quella creatura, di quel bambino. Quindi, ordine, non obbligatorietà di esecuzione dell'ordine, ma argomento forte di prova se c'è rifiuto a sottoporsi al test ecco, ed eventualmente il riconoscimento può essere impugnato nel senso il genitore dice eh, no, secondo me non è un risultato affidabile allora, il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità questo è poco ma sicuro, ci sono dei casi specifici previsti dalla legge per cui può essere impugnato. Certo è che nel caso in questione, cioè nell'ipotesi in cui ci sia effettivamente un genitore un uomo che non si sottopone al test e che quindi dà per assunto. Uh, cioè che non si sottopone al test, quindi non offre al giudice la possibilità di fare effettivamente una verificazione se sia o meno il padre dal punto di vista genetico, a quel punto l'argomento della non veridicità non può tenere perché l'unico modo per dimostrare che effettivamente non, si è, non, è, non è figlio, cioè che, che lui non è il padre della creatura, del bambino, è quello di sottoporsi al, al test. test. Ecco, visto che siamo in ambito di famiglia, diciamo, c'è una curiosità che ci chiede un telespettatore che deve sposarsi e non sa bene che cosa comporta. La cosiddetta separazione dei beni, cioè come fare per attuarla, quali beni ricomprende, se c'è comunque un obbligo di contribuire alle spese familiari. Certo. Ecco, diamo un po' uh, un assaggio di che cos'è la separazione dei beni. Allora, la separazione dei beni è l'ipotesi, una scelta possibile di regime patrimoniale della famiglia, che è prevista solo in caso di matrimonio quindi non per le copie di fatto di cui parlavamo prima, per cui si decide che io e te, marito e moglie, non uniamo i nostri patrimoni, i nostri beni, dal momento in cui ci sposiamo in poi. Okay? Quindi, quindi tutti i beni precedenti? Tutti i beni precedenti, che sia separazione o che sia comunione dei beni, sono precedenti e quindi reciprocamente di uno o dell'altro, coniuge. Quindi quello che è mio è mio e quello che è tuo è tuo prima di sposarci. Arriviamo a matrimonio. Voglio che quello che verrà acquistato successivamente finché siamo marito e moglie resti solo mio e quello che invece è stato acquistato da te e che verrà acquistato da te resti solo tuo. Dobbiamo optare per il regime della separazione dei beni. Il regime della separazione dei beni che può essere messo in atto in diversi momenti del matrimonio. Prima del matrimonio con una convenzione a parte notarile, cioè dicendo noi stiamo, siamo in procinto di sposarci e quindi veniamo da notaio per dire che tutto quello che verrà acquistato dopo il matrimonio o è mio o è dell'altro coniuge. In, nel momento del matrimonio, quindi nel momento in cui la coppia si sposa, quindi davanti anche all'ufficiale celebrante il matrimonio, mm -hmm. se è un matrimonio religioso, oppure davanti all'ufficiale all dell'anagrafe nel momento in cui. Um, è un matrimonio ehm, civile. A matrimonio civile, o in un secondo momento durante la vita del matrimonio, si può iniziare un'unione una, diciamo una, un in comunione dei beni e poi passare invece a un certo punto con atto notarile alla separazione dei beni. Perciò, diciamo la prassi è la comunione, la separazione è una libera scelta che uno può effettuare. Se ci si sposa senza esprimere nessuna volontà di natura eh, patrimoniale, si cade in comunione dei beni. Beh, eh, ci sarebbe davvero moltissimo altro da dire, quindi io, avvocato, le strappo una promessa. Lei tornerà ancora qui a Chiacchiere Caffè, promesso. Molto volentieri. Allora, <ride> io intanto ringrazio l'avvocato Martina Botton per averci tenuto compagnia quest'oggi e per avercene fatto sapere un po' di più sul mondo forense. Vi ricordo la nostra mail chiacchierecafè chiocciolaterechiara.it, la nostra pagina Facebook. E come dico sempre, purtroppo, per oggi le chiacchiere sono finite. È l'ora del caffè, io vi do appuntamento a domani. Arrivederci.